Colleghi consiglieri, la proposta di legge che per incarico dell'Ufficio di Presidenza della Commissione speciale per gli adempimenti statutari ho l'onore di presentare oggi all'esame dell'Aula è la prima in Italia a livello nazionale e regionale in materia di qualità della normazione. Oltre a dare attuazione a una serie di importanti previsioni statutarie e a recepire una prassi avanzata che è il patrimonio storico delle nostre istituzioni regionali, questa legge introduce la motivazione delle leggi, dando attuazione a quanto lo Statuto toscano, su ispirazione della normativa europea, ha stabilito nell'articolo 39. Poche regioni hanno previsto di darsi disposizioni in merito. La nostra Assemblea legislativa arriva per prima a dotarsi di una legge sulla qualità della normazione, al centro della quale vi è l'obbligo di motivazione dei provvedimenti legislativi. Lo Statuto toscano è ricco di previsioni che mirano alla tutela della qualità delle norme, prevede diverse forme di comunicazione e pubblicità degli atti normativi, stabilisce la costituzione di un organo di garanzia statutaria che verifica la rispondenza delle fonti normative allo Statuto, promuove la partecipazione dei cittadini come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali. Questa legge trae ispirazione e dà attuazione coordinata a previsioni più specifiche. Tra esse ricordo l'articolo 44 dello Statuto, dedicato espressamente alla qualità normativa. Individua quali i strumenti, quali testi unici legislativi e regolamentari. Prevede che modifiche ed abrogazioni a tali testi possano avvenire solo in forma esplicita. Ricordo anche l'articolo 45. Che affida alle commissioni consiliari i compiti pregnanti in via stabile e non solo sperimentale per controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e sulla valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari. Questa proposta di legge, infine, come dicevo, dà attuazione all'articolo 39, introducendo la novità dell'obbligo di motivazione delle leggi. La sensibilità delle istituzioni toscane per la qualità della normazione è ormai un nostro patrimonio storico. La Regione Toscana è stata la prima tra le regioni a dotarsi degli strumenti necessari sia per raggiungere una migliore qualità della legislazione che per rendere più trasparenti i propri interventi normativi. È nato in Toscana il primo manuale di tecnica legislativa nel 1984, sono state introdotte negli anni 90 del secolo scorso ormai la scheda di legittimità e la scheda di fattibilità. Ancora più di recente la Regione è stata tra le prime a partecipare alla sperimentazione delle clausole valutative introdotte dalle leggi regionali e a fare formazione per verificare la fattibilità dell'uso dell'analisi di impatto della regolazione. Siamo stati tra i primi a pubblicare un rapporto sulla nostra legislazione. Diventa più chiaro alla luce di questi fatti come mai il nostro Statuto contenga norme così avanzate a tutela della qualità della normazione. Gli argomenti che la proposta di legge affronta sono organizzati in tre capi. Il primo capo è dedicato alla qualità della normazione in senso stretto, il secondo agli elementi formali delle fonti normative, il terzo e ultimo si occupa delle disposizioni di attuazione di quanto previsto dalla legge stessa. La legge in più punti dell'articolato rimanda a indicazioni più dettagliate e puntuali da definirsi con regolamento interno. A questo proposito vorrei sottolineare che con opportuna decisione la Commissione speciale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, ha ritenuto di dover esaminare e quindi approvare e licenziare per l'Aula anche uno stralcio delle norme regolamentari di dettaglio e di attuazione dell'articolato di rango legislativo, al fine di rendere immediatamente applicabili le relative disposizioni. L'articolato si compone di 21 articoli, dettagliatamente illustrati nella relazione di accompagnamento, tra i quali cito quello a mio parere più rilevante e qualificante, l'articolo 9 che disciplina la motivazione delle leggi, che dà attuazione, come dicevo, alla principale novità introdotta nello Statuto del 2004. L'articolo 9 stabilisce quali siano gli elementi esplicativi che deve contenere la motivazione, dove deve essere posta, a che tipo di votazione deve essere sottoposta. La motivazione delle norme diventerà realtà a partire dal 1 gennaio 2009, quindi tra poco tempo. Questa proposta di legge indica i criteri, i principi, le regole da applicare e seguire affinché il sistema normativo svolga al meglio il suo ruolo direttivo a prescindere dai contenuti che restano ovviamente determinati dalle scelte politiche.
È una legge, in altre parole, che non si occupa di che cosa dire nel testo normativo, ma di come dirlo. A un seminario sulla qualità della normazione organizzato dalla Commissione speciale che ho l'onore oggi di presiedere, allora guidata dai colleghi Piero Pizzi come Presidente e Lucia Franchini come Vicepresidente, il professor Carli ebbe a dire testualmente che fare leggi più chiare è un obiettivo politico, è un acquisto di democrazia, è fare in modo che quello che decide l'assemblea rappresentativa venga poi applicato dagli uffici e fatto rispettare dai giudici, perché quando si fa una legge oscura, in realtà si passa il potere ai soggetti che applicano la legge e ai giudici. In questa Repubblica nessuno sa quante siano le leggi in vigore e questo non è neanche il problema più grosso. I peggiori difetti della legislazione sono la cattiva redazione dei testi, leggi dal contenuto oscuro, non omogeneo, lacunoso, eccessiva proliferazione di leggi e regolamenti mal coordinati tra di loro, permanenza di norme superate e desuete, approvazione continua di leggi intrinsecamente inattuabili, disancorate da ogni rapporto con le strutture e le risorse disponibili, crescenti difficoltà di leggibilità e di comprensione della legge da parte dei destinatari. È difficile negare che la proliferazione delle norme e la loro oscurità siano una concausa del disprezzo della legge praticato come uno sport di massa, persino in regioni come la nostra, dove il senso civico e la legalità sono valori storicamente consolidati. Questa grave situazione ispirò una memorabile sentenza della Corte Costituzionale alla fine degli anni Ottanta, la Corte con sentenza del 24 marzo 88 numero 64, sancì una vera e propria resa dello Stato, rinunziando a pretendere il rispetto di quel principio sul quale si fonda l'autorità di ogni ordinamento giuridico, l'ignoranza della legge che non scusa. Da allora l'ignoranza della legge invece è assunta come elemento normale e come conseguenza della caoticità dell'ordinamento. La semplificazione normativa, di cui abbiamo esempi sia a livello nazionale sia a livello regionale, è certamente un rimedio alla complicazione della legislazione, che si è verificata nel tempo per stratificazioni successive, ma per evitare che terminata la semplificazione si cada nello stesso errore, nelle stesse disfunzioni, occorre cambiare il modo attraverso il quale si producono le leggi. La stesura di una norma di qualità comporta l'adozione di un percorso diverso, finalizzato a rispondere nel modo migliore alle esigenze reali. Tale percorso comprende l'ascolto dei destinatari, la valutazione delle possibili diverse soluzioni e dei loro costi, il rapporto ai benefici prodotti, effettuazione di scelte su ciò che è realisticamente attuabile e non solo su ciò che è desiderabile. Un percorso nuovo deve anche rendere non più tanto facilmente eludibile la risposta alla domanda più ingenua, a quel perché, che è giustamente considerato il tocco di grazia dell'infanzia, il toccasana attraverso il quale tutte le organizzazioni umane cercano efficacia, efficienza, riduzione dello spreco, miglioramento dei risultati. Si deve rispondere alla domanda perché, rendendo ragione dell'uso del potere legislativo da parte dei suoi titolari nei confronti dei suoi destinatari. Con l'obbligo di motivazione l'Assemblea regionale esprime quali sono gli scopi, gli obiettivi, le ragioni delle scelte compiute. Si supera il non piccolo paradosso che sinora ha sin qui preteso la motivazione esplicita di atti riguardanti una o poche persone, mentre per quanto riguarda norme generali astratte che riguardano tutti ci si è sempre accontentati del puro esercizio del potere con qualche generico riferimento alle relazioni di accompagnamento. A ben vedere la motivazione della norma è un'ulteriore fonte di legittimazione che si aggiunge a quella derivante dal mandato elettivo conferito ai legislatori e ai cittadini sovrani. Una legittimazione democratica puntuale e oggettiva che consente ai cittadini di esercitare un controllo informato sulla ragione delle leggi, sulla loro opportunità, sulla loro coerenza e sulla loro efficacia. Quello che il Consiglio spero si accinga a fare oggi è un passo in avanti per la costruzione di un terreno migliore e comune, dove il popolo è più sovrano grazie a istituzioni funzionanti, dove la competizione politica tra chi è il governo e chi è l'opposizione produce cambiamenti e risultati, minori costi e benefici chiaramente percettibili da parte della nostra gente. Questa proposta di legge dà attuazione alle aspirazioni contenute nel nostro Statuto, ma si fonda soprattutto sulla forza e sulla qualità di una prassi in gran parte già operante. Io penso che la nostra legge potrebbe davvero diventare un provvedimento pilota capace di fare scuola nel Paese. In conclusione sento il dovere di ringraziare per l'ottima e paziente collaborazione
gli uffici di assistenza alla Commissione e il gruppo di lavoro che ha predisposto l'elaborato tecnico, sul quale si è esercitato in forma non banale il vaglio dell'Ufficio di Presidenza prima e della Commissione stessa poi. Il testo finale che oggi viene sottoposto all'esame del Consiglio è frutto di tale attenta, insistita e riflettuta revisione critica. Un sincero grazie infine ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione, con i quali abbiamo condiviso allo stesso tempo l'urgenza per il risultato e il senso di responsabilità nell'approntare i mezzi per conseguirlo. A tutti i componenti della Commissione e ai loro collaboratori va il merito di aver reso possibile questo ulteriore passo in avanti per la nostra terra antica e civile, che anche con l'aiuto di leggi migliori vogliamo sempre di più rendere libera, ricca e bella. Oh, bravo.